parto da una delle riflessioni che ha offerto in questo dibattito, e cioè che il volontariato in Veneto, in senso assoluto ma anche nello specifico quello di protezione civile, ha tanti aspetti positivi ma deve migliorare. Allora, se volessimo sintetizzare, quali sono gli aspetti positivi e dove bisogna migliorare? Ma gli aspetti da migliorare sono pochissimi, perché se siamo considerati uno dei migliori sistemi di protezione civile d'Italia vuol dire che le cose tutto sommato vanno bene. Ovvio che quando si lavora in un contesto emergenziale c'è sempre qualcosa da migliorare, ma sono piccole cose che stiamo cercando appunto di mettere a fuoco per risolvere. A questo scopo organizzeremo anche delle esercitazioni che hanno lo scopo appunto di verificare quello che non gira perfettamente in un contesto di pace anziché in un contesto di guerra, perché lì non possiamo permetterci errori. Devo dire che noi siamo fortunati perché abbiamo 18.000 volontari in Veneto, ognuno con la sua professionalità, e quindi siamo in grado di far fronte a qualsiasi tipo di situazione emergenziale, dando una risposta con le persone giuste, con la professionalità giusta, nel posto giusto al momento giusto. Le chiedo un'ultima riflessione. Io ho colto durante gli interventi del dibattito una sorta di voler entrare nel sistema di protezione civile regionale anche da parte, ad esempio, dei volontari di Cives. È un bussare ad una porta che non si apre o è un'altra sensazione? No, assolutamente no, la nostra porta è sempre aperta, anzi siamo noi come regione che abbiamo da sempre auspicato un maggior coinvolgimento delle associazioni nazionali, spesso, ma non per così per qualche problema specifico, ma spesso le associazioni nazionali, come l'Associazione Nazionale Alpini, l'Associazione Nazionale Carabinieri, come Cives, la Croce Rossa, eccetera, interloquiscono prioritariamente con il Dipartimento Nazionale, essendo associazioni nazionali. Noi invece auspichiamo che interloquiscano anche e ancora di più con la Regione, in modo tale da come dire, fare un'azione di coordinamento già al nostro livello, per poter dare una risposta anche a livello nazionale ancora migliore di quella che viene data oggi.